Riprendiamo una chiacchierata relativamente alla questione europea. Perché? Perché qui le cose bisogna sistematicamente ripeterle e ogni volta cercare di inquadrare bene il problema, perché la maggior parte degli italiani ancora non ha capito di che cosa si tratta. La maggior parte degli italiani subisce ancora la truffa del concetto di unità europea, senza tener conto che questa unità europea è auspicabile come unità. Fu pensata da Mazzini nel 1831, ma fu pensata come federazione di stati liberi, indipendenti e autonomi. Al servizio dei cittadini e di stati membri. E la morale sociale. Esattamente. La cosa più importante, che è ribadita anche nella legislazione attuale, quella aggiornata a seguito di tutti i vari... Dove hai messo la penna? Non me la perdere. Qua. Capito? E questo è il discorso. Diciamo, però se facciamo continuamente interessi, o parli te o parla lui. La funzione morale. No, era solo per dire che il principio elementare, basilare, su cui si fonda la comunità europea è un animus, e quindi la ragione sociale. Esattamente, che fu adesso è concepita da Mazzini stesso. Comunque no, io voglio salutare tutti gli amici, sono l'avvocato Cerchiara. Un momento, fammi finire. L'opera fondamentale di Mazzini è stata questa, i doveri dell'uomo. Allora, siccome noi abbiamo a che fare con marxisti da quattro soldi, figli del connubio tra Marx e Cristo o dei suoi eredi, è chiaro che questi catto comunisti non solo ignorano il pensiero mazziniano, non ne sanno niente, ma lo avverseranno sempre, perché vedranno in esso un afflato etico che loro non hanno, perché loro sono semplicemente serviti agli interessi dei finanzieri. Come diceva giustamente Ezra Pound, questi qui sono i lacchè dei banchieri. Dopodiché a te la parola. Dunque, allora torniamo sempre con i soliti punti che ci teniamo a riprendere. La comunità europea non ha fondamento democratico. I paesi più, anche i meno democratici, quelli in cui praticamente c'è una forma di tirannia, almeno conoscono il fatto che c'è una tirannia. La comunità europea si finge democratica. In realtà noi votiamo un organo che non ha alcun potere. E quindi praticamente è, io l'ho detto a un convegno, un ente pubblico che svolge attività pubblica, che emette provvedimenti pubblici, ma che è governato da privati. Questo è dovuto al fatto che nel diritto moderno, anche in virtù della globalizzazione, è collegato con questo, si è si è distrutto il concetto di differenza tra diritto pubblico e diritto privato, e questo ha causato tutto quello che causa oggi, e che però non viene distinto dalle persone, e non viene distinto neppure dagli opinionisti. E invece è un fatto importantissimo, quello che è privato, che è per in vista della tutela del pubblico interesse, deve essere soggettato a certe norme. Quello che è pubblico deve essere soggettato, scusate, quello che è pubblico, che è in vista della tutela del pubblico interesse, deve essere governato da certe norme. Quello che è privato deve essere governato da altre norme. Ci sono delle fasi e delle aree di commistione, ma anche queste devono essere, come è stato nella Repubblica Italiana fino a 20 anni fa, correttamente regolato. Quindi che cosa succede a questa Europa? Scusa un minuto, la sovrapposizione di questa Europa rende nulle tutte le norme sociali italiane precedenti. Ma non solo quelle italiane, anche quelle degli stati membri. Certo. In realtà, come dicono alcuni opinionisti a ragione, per esempio il filosofo Diego Fusaro, praticamente c'è una finanza che gestisce l'Eurozona, che vuole le privatizzazioni, che vuole la desovranizzazione degli stati, che gestisce l'economia per interessi privati, che rimuove tutti i diritti del lavoro, che praticamente elimina tutte le aree di carattere culturale e artistico, perché non hanno importanza, perché sono importanti solo quelle economiche. E praticamente poi ci sono dei partiti, purtroppo, che
diciamo volenti o nolenti, secondo me sono volenti, che praticamente instradano questo potere fortissimo, perché è quasi invisibile, è una realizzazione. La comunità europea è una piattaforma attraverso la quale praticamente chi gestisce il potere, le élite, praticamente hanno trovato un punto fermo, un porto. Hanno costituito intenzionalmente. E praticamente è chiaro che l'importanza è, perché da qui poi loro vogliono partire da questo porto per conquistare altri porti. Nelle altre nazioni, noi l'abbiamo tanto detto, negli altri stati, quantunque la finanza sia molto importante, comunque c'è un minimo controllo, c'è un minimo equilibrio tra finanza, mondo finanziario e mondo reale, negli Stati Uniti, in Giappone, in Russia, in India, eccetera, eccetera. Tutti paesi indipendenti. La comunità europea invece no, è soggiogata da questo. Poi, e concludiamo adesso qui, diciamo un concetto che... No, l'importante è che è sostenere e ripetere questo concetto. Ripetiamo che la comunità europea, proprio perché mossa da questi impulsi, detta una politica economica sbagliata sul puro piano economico, perché ciò che praticamente è in regola dal punto di vista finanziario non potrà mai produrre investimenti e produrre ricchezza o uscire fuori dalla crisi. Piccolo intervento. Allora, bisogna ricordare che la Commissione europea è quella che decide e legifera. Il Parlamento europeo è solo quello che è servito all'assenso o al dissenso. E nemmeno ratifica. E può rinviare eventualmente. Non gli è stato chiesto nemmeno di ratificare. Fammi finire. Allora, qui il discorso va fatto in maniera continua. Lasciami, permettimi un minuto, perché così si capisce. Allora, noi abbiamo un Parlamento che in realtà non decide nulla, può solo discutere ed eventualmente rinviare la legge in discussione alla Commissione europea, la quale Commissione europea, ricordiamoci sempre, che è composta dai 27 capi di Stato delle 27 nazioni, paesi aderenti alla comunità europea. La cosa importante da dire è che non è che tutti i 27 paesi sono controllati e neppure sarebbero controllabili, ma quello che è importante, come hanno fatto anche per altre istituzioni che poi dico, è che la maggioranza del valore complessivo di dei parlamentari, degli uomini politici, rappresentanti i presidenti del Consiglio degli Stati membri, siano quelli che determinano la maggioranza dei voti. Perché, per esempio, la Germania, l'Italia e la Francia, in particolare, come paesi costituenti dei sei principali paesi dei costituenti del 1956, no? Quelli controllano il pacchetto di maggioranza dei 27, per cui basta che la signora come si chiama? Merkel, il signor soprannominata Merdel, il signor Macron, prima di lui Sarkozy, e il signor Letta, Monti, Matteo Renzi e l'attuale, i due attuali, controllino, siano controllati ed emanazione del potere forte mondialista che ci abbiamo in casa attraverso la BCE, no, questa gente qui determinano l'ago della bilancia fra l'approvazione di una legge e non l'approvazione dell'altra legge, di un'altra legge o del rinvio di un'altra proposta di legge. Quindi basta controllare questi tre consigli dei presidenti dei consigli dei ministri per decidere a livello europeo che cazzo si fa o non si fa. Adesso, questa è illegalità giuridica, è antidemocrazia, è asocialità, è colpo di Stato continuo nei confronti dei diritti dei cittadini europei. Allora, noi stiamo parlando... Allora, qui si sono dette delle cose che non sono giuste dal punto di vista giuridico, ma comunque il contenuto è giusto. Quindi adesso non ci soffermiamo su questi aspetti. Non capillizziamo, dai. No, perché sennò diventa... Poi ci vediamo. Il contenuto è però vero, è questo, perché in realtà... sono gli stessi organi, noi l'abbiamo scritto nei nostri atti, nell'atto in cui abbiamo detto che praticamente detto, scritto e richiesto alla Corte Penale Internazionale che gli organi della comunità europea hanno
commesso dei crimini contro l'umanità, di verificarlo quantomeno. O in tanti altri atti lo abbiamo scritto che i primi a violare le norme comunitarie sono stati proprio gli organi comunitari. Lo abbiamo denunciato anche al Tribunale Internazionale dell'AIA e al Tribunale Internazionale di Strasburgo, queste due cose. Allora, vogliamo tornare sull'argomento, perché poi questa comunità europea così gestita impone un'economia completamente svariata sul piano economico, come i maggiori economisti mondiali, da Krugman, Stiglitz, e economisti italiani come Savona, come Gallino, di cui abbiamo letto anche i libri, oramai diciamo sottolineano. Poi c'è anche il fatto che questa gestione così palese, globalizzata, se vogliamo chiamare, finanziarizzata dell'Europa, impiega la immigrazione come arma. E infatti l'ha scritto una celebre studiosa, del quale in questo momento non mi ricordo il nome, che praticamente costituisce un'arma di distruzione di massa l'immigrazione in così quantitativo enorme, perché distorce le situazioni sociali del popolo che la deve sopportare. No, ma non solo, anche l'identità di genere, l'identità culturale, l'identità etnica, certamente, l'identità della civiltà, certamente, in cui ci si ritrova. Certamente. Noi siamo un monolite in Italia da 500 anni almeno, ma forse anche di più. Noi siamo, a prescindere dalla geopolitica, comunque un popolo unito. Noi abbiamo geneticamente una popolazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Quindi, omogenea. Quindi andare adesso ad intervenire con questo afflusso abnorme di 600.000 immigrati nel corso degli ultimi 5 anni o 6 anni è diventato un vulnus assoluto nell'identità, in termine stretto, identità culturale, identità sociale, identità personale addirittura. Quindi non è così che si può cercare di risolvere la denatalità che hanno indotto appositamente questi signori. Basta semplicemente dare dei contributi alle famiglie, come hanno fatto in Francia ad esempio da molti anni, che aiutino, agevolino le famiglie. E qui invece in Italia che cosa facciamo? Rubiamo 100.000 bambini alle famiglie povere dicendo che non li assistono, cazzo, e dando 200 euro al giorno alle case famiglia, quando invece basterebbe dare 50 euro al giorno per fare stare bene non solo i bambini che gli tolgono, ma tutta la famiglia. È un discorso molto interessante sul quale ammetto di non essere preparato. Voglio concludere e dire che quali sono questi studiosi che hanno detto che l'immigrazione, così come si sta sviluppando oggi, è un'arma di distruzione di massa? Sono la Kelly Greenhill, che ha fatto un saggio sulla, perché insegna alla Tufts University, e sono anche Paul Collier, che è in un saggio, scusate, io non lo so se Collier sia inglese o francese, ma insomma lui ha confermato le tesi della Greenhill. Adesso usciamo anche da quest'ultimo concetto per dire che quindi occorre continuare a operare, diciamo, cercando di comprendere questi concetti affinché praticamente tutti quanti conoscono l'antidemocraticità della comunità europea e il fatto che deve essere assolutamente cambiata. Se non si cambia, gli effetti saranno negativissimi. E noi però speriamo che possa essere cambiata, perché sempre più persone, immagino, che adesso capiscono certi concetti. Quello che dicevamo noi 10 anni fa a casa di Orazio, adesso lo dicono i politici. Quello che auspicavamo noi, lo fanno. Lo fanno, diciamo, in parte, che, vabbè. Apparentemente sembra, vabbè, che diciamo che diciamo che lo dicono alcuni politici e che vengono contrastati, sì, non a caso, con le dichiarazioni di carattere puramente ideologico, se non dottrinario. E da questo punto di vista vorrei concludere il discorso, intanto invitando a leggere questo importantissimo testo che si trova tranquillamente in edicola, ma poi per ricordare come l'imposizione di carattere dogmatico, religioso dogmatico, ha creato nella popolazione che ha ubbidito per secoli
all'imposizione dogmatica, una incapacità di raziocinio tale per cui il messaggio dogmatico viene recepito tal quale un messaggio razionale, il che non è vero. L'esempio che noi abbiamo oggi è di una chiarezza estrema. A fronte di fotografie di quello che sta avvenendo nella nave Aquarius, dove questi personaggi, che sono sempre gli stessi, chi li vede, vede che non sono... È a disposizione a 10 euro. Vede questi personaggi, non solo in televisione, ma anche in fotografia, su quello che questi fanno, che ballano, che cantano, che fischiano, che mangiano, che stanno stravaccati. A un certo punto questo è il messaggio razionale e intelligente, cioè della gente che crede invece a quelli che smentiscono il messaggio razionale, no? E continua a dire che non è vero. E più che messaggio razionale, il messaggio del buonsenso, perché la persona semplice di buonsenso, quello che diciamo noi da tempo, lo dovrebbe capire e lo dovrebbe confermare come fatto ordinario di un pensiero chiaro, pulito, serio, non ideologico. E trafficanti di schiavi continuano a dire poveretti, poveracci, aiutiamo, che non è vero, che quelli non sono quelli che stanno male in Africa, quelli che stanno sulla nave Aquarius o altre navi. Ricordiamo una cosa, che gli armatori delle navi negriere sono sempre stati quegli stessi lì, i loro antenati 500 anni fa, dal 1500 a oggi, per esempio... Sì. La dinastia Sassoon, che guarda caso è uno, Henry Sassoon, fra le tante altre cose, è stato anche uno dei soci, 5 soci fondatori, insieme a Casaleggio e al signor Beppe Grillo, e altri due lavoravano per Casaleggio, che hanno fondato il Movimento 5 Stelle. Non è che uno che fa il negriero... Il negriero è un personaggio che non ha scrupoli, è un personaggio che fa un business, non gliene frega un cazzo delle sofferenze della gente. No, lo fa attraverso le sofferenze, no, diciamo il bene. Lo so, ma non gliene frega niente, certo. E questo è il concetto. Ma che c'entra nel Movimento 5 Stelle? E c'entra perché Sassoon è uno di loro. E allora, signor Sassoon, quando, come tutti i finanzieri, senza col pelo patria. Sullo stomaco, senza anima, ma col pelo sullo stomaco... Anche senza patria. E anche senza patria, oltretutto... Questi signori che cosa fanno? A un certo punto vedono il business, vedono che c'è da fare tanti soldi, infatti qualcuno ha detto che si fanno più soldi con gli schiavi che con la droga. Certamente, no? E questo è sicuro. Qualcuno che ha. E col poi... concorso di Santa Madre Chiesa, certo. Se non c'era, certo. Il buonismo ma, di Santa Madre Chiesa. Se non c'era Francesco che andava a Lampedusa, sì. Appena, che noi abbiamo denunciato istantaneamente. Esattamente. No? Certo. Andava a Lampedusa a rompere il cazzo a Lampedusani e a dire accoglieteli il cazzo, accogliti te, no? Tu a casa tua. Figlio di no, la legge fondamentale della Chiesa cattolica cristiana dice che se e quando e come ti scelgono loro se vuoi entrare dentro la città del Vaticano, come visitatore, manco come turista o come abitante. Certo. Questo perché si sappia da che pulpito viene la predica. E non a caso chi ci sta a guardia? Svizzeri. Siamo chiari. Di un cantone ben preciso del Toro, oltre, se mi ricordo quello, bene. A parte quello, no, ma però, il fatto che siano svizzeri e non siano italiani ti sta già a dire le intenzioni di questi personaggi. Per tornare agli armatori delle navi negriere, guarda caso, avevano sospeso temporaneamente per una trentina, quarantina d'anni, non di più, e adesso hanno detto, oh cazzo, qui c'è da fare i soldi, e abbiamo il placet della Chiesa, abbiamo il placet del... Il placet, il concorso. Il concorso, il placet del concorso, è chiaro. E quindi abbiamo il controllo degli stati su cui dovremmo andare a depositare questa merce umana, e quindi a quel punto hanno detto oramai è tutto appianato, possiamo operare. Ed ecco lì che, guarda caso, contro qualunque legge nazionale, internazionale, dell'ammiragliato, del commercio internazionale, tutto quello che volete, guarda caso, a prescindere da tutti questi dettati, si ovvia qualunque cosa, si sorpassa, elude qualunque norma e si va
da una nave straniera, con equipaggio straniero, con diritto pubblico straniero e privato straniero, guarda caso, vengono a depositarli in Italia. Tutti! Con la copertura del papato, ricordiamoci, perché qui il papato... Io non sono d'accordo su tutte le cose che si dicono contro la Chiesa, la cattolicità e la cristianità. Non sono d'accordo. Alcune cose che dite voi, non le so o non sono d'accordo. Io mi riferisco a questioni giuridiche. Certo che però nei contenuti non avete torto. Nei contenuti dite delle cose giuste. Però esagerate quando mettete in mezzo cose che non si possono provare. Ah no, allora ascoltate. Non si può. Perché la Chiesa agisce in virtù di un principio evangelico. Ed è giusto che dica certe cose, di andare incontro al prossimo. Il fatto che lo fa solo nel suo interesse. Quello che è sbagliato è che praticamente questo principio può essere bensì rispettato, ma con certi limiti, perché io posso aiutare una persona, due persone, tre persone, non posso aiutare un intero continente, perché rischio di morire io. No, rischi, muori. Muoio. Non rischi. Quindi. Allora, no, io vorrei dire due cose. Allora, La signora Chiesa evangelica, cristiana, ecumenica, tutti gli aggettivi che ci vuoi mettere dentro, cristiana, romana, eccetera, si scorda di dire, a proposito del fatto che vuole che aiutiamo noi cittadini italiani, che il patrimonio edilizio di Roma, al catasto di Roma, quindi non mi invento niente, basta andare al catasto di Roma e lì ci sono le prove, fatto un'indagine a livello 2009-2010, quindi questi dati sono a livello 2010, quindi ricordiamoci sempre la mano nera che la mano morta e nera che aumenta sempre di circa 10 miliardi l'anno e quindi come minimo aumenta di 10 miliardi l'anno. Il patrimonio edilizio della Chiesa di Roma, a Roma soltanto, dentro le mura di Roma, dentro le mura, non fuori, dentro le mura, assomma a valore catastale, che è ridicolo rispetto al valore di mercato, assomma 220 miliardi di euro solo a Roma. In Italia è una stima attorno ai 2000 miliardi solo in Italia. Bene, a livello internazionale più o meno 12.000 miliardi di euro. Ma sono argomenti che ci portano fuori. No, aspetta. Parliamo di tutto. No, aspetta. Quindi quando la Chiesa mi dice o me tapina o me poveretta, mi fa ridere, per non dire peggio. Cioè è una, ma questi discorsi contro una tragedia sono addirittura completamente fuori luogo. Vabbè, allora. Non è vero che bisogna avere una visione globale delle cose, io sono convinto che è giusto averla, ma in un momento in cui abbiamo dei problemi seri da risolvere, allora, andiamocene per bisogna, a prendere due, bisogna, due, ci bisogna sono concentrarsi su questi, perché se andiamo a vedere degli altri, che peraltro secondo me devono essere affrontati in tutt'altra maniera, e dopo ci perdiamo per strada, troppe cose insieme, troppe cose da cucinare, riduciamolo all'essenziale, alla fine la cucina diventa scoppio. No, io vorrei quindi concludere. Invece se rimaniamo nel campo, vorrei concludere, ti riprendo io, sì, vorrei concludere perché sennò non finiamo più. Allora, intanto consiglio di nuovo la lettura di questo importantissimo testo, lo dico perché questo autore Panfilo Gentile è stato un grande autore e grande pensatore di area liberale, liberale pura. Io l'ho stimato moltissimo e l'ho conosciuto in sede Corriere della Sera. Perché... Parente di Giovanni Gentile? No, assolutamente, tutt'altra roba. E poi lui era dell'Aquila, Giovanni Gentile era siciliano. Però la lucidità di Panfilo Gentile, sia pure liberale, nell'ottica di un liberalismo liberale, proprio liberalismo non liberista, liberalesimo democratico vero, quello degli anni 20-30, diciamo, sì, tradizionale, è molto interessante perché denuncia senza piedi sulla lingua la realtà delle democrazie mafiose, cioè che cosa si annida all'interno della democrazia. Però l'altra cosa che io voglio dire importantissima è che c'è stato un lavaggio del cervello di carattere dogmatico che ha abituato il suddito a credere a ciò che viene proposto dogmaticamente. Questo è il fatto, di questo noi ci dobbiamo liberare.
Queste ci dobbiamo liberare, noi dobbiamo arrivare a una visione critica della società e partendo anche e soprattutto da critica questo, e obiettivo. È un liberalesimo critico quello di Panfilo Gentile, per quello lo consiglio, capito? È, come ti dicevo, dire, un personaggio che ho conosciuto abbastanza bene, perché lo incontravo spesso quando andavo con mio zio, giornalista e Corriere della Sera, alla sede del Corriere della Sera a via Solferino, perché lo incontravo anche lui. Lui poi abitava a Roma e a Roma è morto. Dopodiché, ragazzi, io chiudo. Il messaggio che noi vogliamo dare oggi è questo: attenzione, perché questi signori impongono le loro idee indipendentemente dalla realtà. Allora, noi facciamo vedere una fotografia di questi che stanno dentro la nave Aquarius a divertirsi, a gozzovigliare. A gozzovigliare? Sì, ci sono le fotografie, sono i filmati. Sappiamo che hanno pure e questi invece molti muoiono. Ma nessuno muore, ma chi muoiono là dentro? Mi parlassero, ma non in quella nave. Ah, vabbè. Mi parlassero dei 13.000 bambini senza genitori arrivati in Italia. Vorrei che qualcuno di loro mi dicesse dove sono andati a finire. Non 13.000, uno. Mi dicessi il nome di uno. E vorrei che me lo dicessero i preti, per favore. Che probabilmente sono questi ragazzini che gli unici che entrano nella città del Vaticano. Voi, non è possibile. Non è possibile. Allora fatelo dire dai preti. Ma no, io non è che perché mettete la religione, mettete in mezzo la Chiesa, ogni piezza spinto, quando invece è una questione di cui si deve vogliamo parlare dell'usura fatta dalla Chiesa e delegata agli ebrei perché per salvarsi l'apparenza a partire dal 1950. Adesso parliamo dei problemi che c'erano nel periodo del feudalesimo e così le persone che ci ascoltano non capiscono niente, perché non devono capire quei pochi concetti che riguardano la comunità europea, che ci interessa. È la stessa gente che truffa. No, perché l'uomo ha bisogno di religiosità e c'è, certo, c'è. Deve essere a un livello diverso, deve essere a un livello spirituale, mistico. Sì, ma a livello spirituale dei grana, parliamo dei grana, la grana la devono fare solo gli imprenditori. Qualche sacerdote oggi che si eleva a livello spirituale. Io contesto tutto quello che hanno detto. Va bene. Faccia bene. Sempre. So long. Va bene così, va bene. Sì. Allora, questo qua, io però, deve venire il tecnico, perché se